Ciao, benvenuti ad un nuovo In Forma con Fabio. Oggi non ci alleniamo, è un po' di riposo. Riposiamo i muscoletti perché parliamo di alimentazione. Preparerò delle crepe fitness. Perché fitness? Perché ovviamente sono un po' più salutari rispetto alle crepe tradizionali. E per farle useremo questi ingredienti. Abbiamo una farina di farro integrale, latte. Voi potete prendere latte di soia, alta digeribilità, come volete, uova intere, un pizzico di sale e in più, diciamo, ci metto anche semi di sesamo, semi di girasole e semi di zucca per rendere la crepe più gustosa e nutriente. Iniziamo a preparare, non giudicatemi perché non sono un cuoco, lo faccio per me e basta. Quindi rompo un uovo. Di farina, intanto uso le forchette perché non c'ho. Sia bello così, no? Senza grumi. Inizio a mettere un po' di latte piano piano. Intanto sbatto in modo che si crea, no? Una soluzione bella liquida, no? Quindi piano piano così. Metto un pizzico di sale. Sì. E poi mettiamo un cucchiaino di questo, un po' di questi qua. Sì. Diciamo che questa qua può essere la quantità per fare due crepe, quindi o tre se riusciamo, per una persona. Continuo, non vedo l'ora di mangiarla. Questo è il risultato ottenuto con il mio duro lavoro. Ho ottenuto questa specie di liquido che verso in una padella antiaderente. Ho un trucchetto per voi, cioè nel senso, se non volete usare tanto olio in modo che la crepe non si incolli, fate in questo modo qua: ungete leggermente un fazzoletto e poi passatelo sulla padella in modo che quando si scalda, quindi non c'è tanto olio ma comunque la crepe non si incolla, la scaldate bene e poi ci versate sopra il contenuto in modo che si crei questa patina che diventa poi via via solida. Attenzione a non bruciarla. Dai, provo a preparare. Ecco qui, le mie crepe sono pronte. Guardate che belle. Risultato, devo dire, eccezionale, perfetto. Mi è venuto un po' di fame, l'assaggio subito. Voi ci potete mettere quello che volete, dalla Nutella, non troppa, al miele, marmellata, tutto quello che volete. Io la mangio così al naturale perché, come ho detto, è bella completa con i semi e tutto. Buon appetito. Mamma mia, buonissima. Ci vediamo al prossimo In Forma con Fabio.